Chi si rivede? Una telecamera vera, pazzesco, ragazzi. Sono appena tornato dalla Sicilia, mi sono fatto 10 giorni, mi sono rilassato. Sono successe tante cose e sono qui per dirvi che io questo video lo volevo fare, ma lo volevo fare davvero da tantissimo tempo che voi neanche vi immaginate. Cioè, non è che lo volevo fare da ieri, dall'altro ieri, lo volevo fare tipo da mesi, quasi anni. Però sapete come sono, no? Per chi mi segue soprattutto. Cioè, non ho mai cercato la polemica, non ho mai fatto questo genere di video. Solo che stavolta, detto tra noi, me so veramente rotto il. Ehi là, bentornati sul mio canale. Finalmente direi, mi mancava fare video perché sono tornato praticamente ieri dalla Sicilia. Oggi che sto registrando è 22 agosto. Questo video probabilmente lo vedrete il 23. A proposito, ditemi come state. Io modestamente. Un po', cioè, non è che stia benissimo. Nel senso, sì, sto bene, però ho un raffreddore che fortunatamente sta un po' svanendo. La tosse che ancora mi dà abbastanza fastidio. Perché quando uno vuole far figo, passa il Ferragosto tutta la notte in spiaggia, poi queste sono le conseguenze. Comunque, come diceva il saggio, non siamo qui per parlare di vasi. Ma siamo qui per parlare invece di commenti, i vostri commenti, o almeno alcuni dei vostri commenti, perché i vostri commenti generalmente sono sempre molto positivi, anzi vi ringrazio perché mi strappate sempre un sorriso e non lo dico perché sia una frase fatta, no? Lo dico perché è vero. Cioè, con i vostri commenti il 98% delle volte mi dimostrate di avere una mente pensante intanto, di capire che io voglio sempre trasmettervi qualcosa e quindi di capire anche il messaggio di quello che vi trasmetto. Ci sono sempre dei commenti abbastanza costruiti. Altre volte no. E in questo video mi pare ovvio che andremo ad analizzare quelle altre volte. Ma non per niente, perché mentre ero in Sicilia, sono usciti dei video. Sono usciti dei video sul canale. Gli ultimi tre proprio, ve li elenco, sono stati: cosa succede se un romanista allena la Lazio? Il primo episodio della carriera con quelli. Che ho dovuto fare per una scommessa persa in un video che vi lascerò qui sopra nelle schede, che è quello che ho fatto con l'Ultimate Crew ad aprile, quindi tantissimo tempo fa. Come finisce la Serie A 2017-2018? Te lo dico io, ovvero il video in cui vi elenco un po' la mia classifica. E poi l'ultimo. Come finisce Inter-Fiorentina, questa nuova serie che ho iniziato e che chiaramente porterò avanti anche perché il primo episodio vi è piaciuto davvero tantissimo e chiaramente domenica c'è Roma-Inter, quindi è un big match e ne parleremo. Comunque sono tutti i video che vi lascio in descrizione. Allora, andando in ordine di uscita dei video, comincerei proprio da quello che ho fatto sulla classifica finale del campionato, perché chiaramente chi parla di calcio, intanto io ho voluto sempre fare una, con tutta la modestia di questo mondo, una differenza tra chi parla di pallone e chi parla di calcio. Io, volendo fare poi il giornalista sportivo, più precisamente il telecronista, è chiaro che provo sempre a parlare di calcio in modo più obiettivo, ma soprattutto dando il mio punto di vista. Purtroppo la gente questo non lo capisce, non ce la può fare proprio a capire questa cosa e quindi mi sono arrivati dei commenti. Il primo genio di oggi ci scrive: Inter sotto la Roma? Sotto il Milan? Ma va, mi sei calato proprio, mi fai proprio schifo. Se tu pensi che l'Inter e il Milan siano superiori alla Roma, è comunque un tuo punto di vista che io non condivido, perché se ho detto che la Roma sarà sopra, secondo me vuol dire che non lo condivido, ma comunque lo rispetto e non ti vengo a rompere le palle. Io l'ho messa terza la Roma nel video, dicendo, testuali parole, Di Francesco è l'incognita della Roma. Quindi, se Di Francesco riuscirà a far capire i suoi schemi, le sue idee alla squadra il prima possibile, allora ok, terzo posto, come ho detto nel video, o magari anche qualcosina in più. Altrimenti la Roma non farà un campionato decente, ma questo poi lo si vedrà sul campo. Tu ad oggi, soltanto perché l'Inter ha Spalletti, che comunque l'ho detto anch'io, è il vero top player della squadra, soltanto perché il Milan si è comprata pure Papa Francesco e ha fatto 550 acquisti, non vuol dire poi che abbiano fatto intanto un mercato migliore della Roma o comunque abbiano una squadra migliore della Roma. Non si può dire perché è chiaro che se Milan e Inter devono rifondarsi, è chiaro che devono comprare più della Roma che di base ha già più esperienza e un'altra mentalità rispetto alle milanesi. Poi io sono convinto che Inter e Milan quest'anno daranno tantissimo fastidio alle altre squadre, ma sarà il campo a dirlo. Tu non è che puoi venire da me e dirmi no, sei un coglione perché la pensi in modo diverso. Ma questo è solamente uno dei tanti commenti, perché ad esempio Federica ci scrive: ma che stai a dire? La Juve vince il campionato, non si può valutare una squadra dalle partite di precampionato. Allora, se c'è una cosa che odio è mettermi in bocca parole che non ho mai detto, perché il precampionato nel video del calciomercato non l'ho neanche nominato io.
Ma proprio per niente, infatti le ho risposto. Nei commenti ho scritto: ma non ho neanche parlato del precampionato, lo stai a dire te. E lei mi ha risposto: lo so, però il Napoli non vincerà perché non ha una grandissima difesa, ha solo un grande attacco, mentre la Juve è completa. E questa è una delle affermazioni che mi fa capire che tu parli di pallone e non di calcio. Perché la Juve sarà pure forte, io sono il primo a dirlo, sicuramente è la squadra più forte, ma non è la più completa, cioè non è completa la Juventus. Ha perso Bonucci e non ha perso il giocatore, ha perso colui che imposta da dietro. La Juve ha ricominciato a vincere quando c'era Pirlo, ovvero il regista. Bonucci ha fatto scuola da Pirlo, Pirlo è andato via, chi impostava nella Juve è Bonucci. Quindi ad oggi la Juve sarà la squadra più forte del mondo, più forte d'Italia, perché ha un attacco spaventoso e lo vedi col Cagliari. Però comunque sia, sempre con lo stesso Cagliari, concede con la Lazio 3 gol in Supercoppa, ma non perché Bonucci sia il centrale di difesa più forte del mondo, perché semplicemente la sua cessione ti porta ad essere incompleto come organico. A centrocampo anche, adesso è arrivato Matuidi, vediamo come si inserirà, ma per me un altro nome a centrocampo deve assolutamente arrivare, e soprattutto uno che imposta, che sia un nuovo Bonucci e quindi un centrale di difesa, o che sia comunque un centrocampista. La Juve non è completa, è forte ma non completa. Sono due cose, nel vocabolario, se tu le cerchi, completamente diverse. Passiamo da chi mi mette parole in bocca che non ho mai detto in vita mia, a chi invece è convinto di avere ragione non sapendo neanche di che stiamo a parlare. Ovvero il signorino qui che ci scrive il minuto del video 14:28 e poi esclama: coglione de merda. Prima di tutto non erano 5 milioni, né erano 15, né erano 15, perché la punteggiatura non la conosce. Ne erano 15, da 23 siamo andati a 37. A parte che poi non ha finito la frase, perché c'è stato il prima di tutto non erano 5 milioni e poi... Comunque sia, lui ci scrive appunto questa cosa riferita al discorso che ho fatto nel video su Marez. Allora, io che sono una persona che comunque si mette in discussione, chiaro, ricevo una critica o comunque un commento che mi dice: no, guarda, non è così, vai a ricontrollare. Io ci vado a ricontrollare, mi pongo il dubbio, essendo una persona molto umile. Ma andando a ricontrollare quella parte di video, che vi lascio adesso un attimino e poi ne parliamo, è emerso questo. Però poi non giustifico il monci della situazione quando per quei 5 milioni mi fa storia. Perché diciamoci la verità, se Monchi pagasse 5 milioni in più in Leicester, Marez sarebbe già della Roma. Grandissimo genio del male, non ho mai detto in vita mia che la Roma volesse comprare Marez a 5 milioni, perché a 5 milioni ci compri manco le scarpe di Marez. Piccola parentesi, 5 milioni erano quelli che separavano e che poi ancora oggi separano la volontà dell'Leicester dal prezzo che metteva la Roma. Per farvela breve, poi magari cifra più cifra meno, il Leicester voleva 40, la Roma offriva 35. Quelli sono i 5 milioni. Però se poi non ci capiamo proprio, è complicato, ammetto che è complicato non capirsi nella vita. Però è chiaro che se io provo a venirti incontro e tu no, poi non ci si capisce. Passiamo invece al secondo video in questione, il secondo video proprio che ha comunque fatto clamore, no? E quindi il primo episodio della carriera con la Lazio. Ripeto, carriera che ho dovuto fare per una scommessa persa in un video, quello della challenge con l'Ultimate Crew, video in cui ho esclamato questa cosa. Sentitela un po', sentite? Se questo video arriva a 10.000 mi piace, allora fa una carriera allenatore con la Lazio. Oh! Ha giudicato 10.000 like. No, facciamo solo calciomercato con la Lazio, così mi scatti. Carriera rapida. Faccio così, carriera alla home. Il progetto carriera, simulo tutte le partite, dai così. Avete sentito la parola simulation carrier? Cioè, avete presente cosa vuol dire, no? Che io praticamente faccio mercato, poi gioco, cioè non gioco le partite, le simulo. Beh, determinata gente questa cosa non l'ha capita evidentemente, perché mi sono arrivati i commenti che adesso neanche ne ho trovati un po' che non c'entrano niente con questa cosa che vi aggiungo io, che mi hanno detto: gioca le partite, fai la telecronaca e tutto quanto, non capendo che in realtà non è così, non capendo che è una carriera che io devo fare per scommessa. Tant'è vero che uno dei commenti che mi sono arrivati con più importanza è quello di Manuela, che mi scrive: perché proprio alla Lazio? Sempre per il fatto del video della scommessa. E purtroppo questa è una costante dello youtuber, no? Il parlare a nessuno, perché già io faccio un video e parlo alla telecamera, però generalmente poi le 10.000 persone che vedono il video, o se lo guardassero tutti le 47.000 persone che guardano il video, io mi aspetto che attivino un po' l'udito e sentano quello che io dico. Però non è così sempre, cioè non è sempre così. E quindi bisogna un po' farci il callo, ma vabbè. Vuoi fare il serio? No,
Non posso fare il serio perché sto facendo una carriera con, intanto con la Lazio, partiamo da questo presupposto, io sono romanista, ma non è neanche quello il problema, perché se io dovessi fare una carriera professionale con la Lazio la farei. Peccato che questa non è una carriera professionale, non è fatta per essere una carriera professionale, soprattutto la carriera che sto facendo a metà, nella seconda, anzi metà di agosto, per una scommessa persa. È ovvio che non faccio una carriera professionale, mi sembra abbastanza, però per la gente, ripeto, non è che ci arrivi sempre. Infatti ci sono quelli che per esempio se la sono presa parecchio, perché poi passiamo da quelli che non sanno a quelli che rosicano proprio, no? I laziali più simpatici, che poi è chiaro, non è che sono solamente i laziali. Avessi fatto una cosa del genere contro qualsiasi altra squadra, ci sarebbero stati quelli che rosicavano perché non capivano il senso. Ma fino a qua ci sta. Solo che poi veramente ricevo dei commenti senza alcun motivo di esistere. Ad esempio, questo qui che ha il nickname di YouTube Roma Merda, magari se l'è fatto per l'occasione, e ci scrive: fai pena, ospiti indegni. A me mi pare che fino a prova contraria, giusto per risponderti con le rime, gli ospiti a Roma siete voi e lo resterete sempre. Io bene, complessato burino. Lo so, Fede, che hai detto che questo video è ironico, soprattutto per noi laziali, però mi sembra una presa per il culo, perché se io devo fare una carriera con la Roma non mi metto a dire Strootman truffatore, capitano, faccio un esempio. Che cosa hai scritto? Che poi in italiano non c'ha senso. Ma anche fosse, a chi ho dato del truffatore? No, perché non l'ho capita sta cosa. Guardate il video, voi guardate il video, e se riuscite, giuro, a dirmi che ho dato del truffatore a qualcuno, e a quel punto scrivetemelo qui sotto, linkatemi il minuto che mi vado a denunciare da solo. Vabbè. Poi c'è Marz che ci commenta il video dicendo: tu hai 46.000 iscritti ed una qualità di merda. A te però sai che c'è, non ti do la soddisfazione di mandarti a fanculo, perché poi potrei farlo tranquillamente, ti ci mandi da solo perché hai scritto una cosa senza senso e soprattutto sbagliata. Ti rispondo tranquillamente, ed è quello che faccio sempre praticamente ogni volta che ricevo le critiche. Leggo spesso commenti da parte vostra riferiti al fatto di lasciar perdere questa gente e così, e non sono prettamente d'accordo, perché per me i commenti negativi sono molto molto importanti. Quasi do più retta a quelli negativi che a quelli positivi, perché semplicemente penso che intanto siano molto più utili a crescere, e poi giustamente, ma giusto per gusto personale, quando si raggiunge un obiettivo nella vita è chiaro che un pensierino e una soddisfazione in più la si fa pensando a chi non ha creduto in te, no? Quindi anche la soddisfazione di sbattergli in faccia il fatto che ce l'hai fatta. Al di là poi del fatto che vanno sempre ringraziate le persone che invece hanno creduto in te. Ma al di là di questo, io tendenzialmente rispondo sempre alle critiche, specie a quelle costruttive, ma un commento del genere non lo posso concepire, perché ti rispondo tranquillamente: tu hai visto un video che io ho fatto in maniera ironica, e tra l'altro ho avuto molti problemi, ma nel primo commento, quello fissato in alto, purtroppo la gente non legge, c'era scritto, proprio ve lo metto qui a schermo, tra le premesse, tra le due premesse che ho fatto, una pensate era sull'ironia, però vabbè, lasciamo perdere, tanto quella c'avevo. Mentre scrivevo il commento, il video ironico, sapevo che la gente poi non l'avrebbe mai capito, però vabbè. Al di là di questo, il commento era sulla qualità. Ero in Sicilia, ok, ho avuto dei problemi con il gameplay, con la qualità nel montaggio, ed era quella che era. Tu che stai rosicando perché ho fatto un video contro probabilmente la tua squadra del cuore, non puoi venirmi a scrivere che ho una qualità di merda, perché detto proprio con il cuore in mano e con tutta la modestia del mondo, chi mi conosce lo sa, meriterei dal punto di vista di qualità e di contenuti molto più io che ho 47.000 iscritti rispetto a gente che ne ha 300.000. Però questo è un discorso che non voglio neanche toccare in realtà, lo tocco e me stacco subito, perché sennò poi cominciamo a parlare, a farci la guerra su YouTube, e sono l'ultima persona che vuole fare guerra a qualcuno. Però semplicemente ci tengo a dirlo, tu non mi puoi giudicare il video quando poi ce ne sono altri 563 sul canale, fatti bene, da buon contenuto, da buone idee e da tutto quello che te pare a te. E dato che parlavamo di quelle persone che ti scrivono senza darti una motivazione, Leonardo mi scrive: me stai sul cazzo. Grazie, mo sto come prima, non giuro che non è cambiato il mio umore. Mi dispiace per te. Ora sanno come è fatto il mio sorriso. Uno di quelli che l'ha presa giustamente molto bene è stato Igor, che ci scrive: Porelli sti romanisti, e non di che ironia, perché non è questo. Poi ti credi sto cazzo, perché quando molte persone ti chiedono la foto tu gli dici non mi va, che schifo che fai. Allora, carissimo, allora, io questo commento potevo benissimo lasciarlo perdere, no? Perché hai scritto una stronzata colossale. Non, guarda, la prima parte la tralascio, l'ironia ne abbiamo già parlato. Il problema, sapete qual è?
La seconda parte, perché a parte il fatto che davvero non è una cosa vera, e guarda, io sono costretto purtroppo a dire in video che non è vero quello che hai scritto, anche se mi pareva abbastanza ovvio il fatto che non sia così, perché generalmente quando mi chiedono la foto sono quasi più emozionato io che il fan che me la chiede, e tra l'altro puoi chiederlo anche a tutte le persone che stanno con me, ma so che non è un problema, perché tu non è che mi hai scritto una cosa del genere perché pensi questa cosa, tu hai scritto una cosa del genere perché non avevi nulla da fare di meglio nella tua vita, come probabilmente in tutti gli altri giorni della tua esistenza. Il fatto è che a me non interessa tanto se la tua vita è talmente triste che ti porta a scrivere un commento del genere, perché, cioè, non sta né in cielo né in terra, capito? Tu non puoi permetterti o sentirti in grado di fare il leone da schiera, perché se te vio dal vivo, te do 2 ceffoni che giri fino a dopodomani. Quindi è inutile che te fai il leone quando poi c'hai 12 anni probabilmente, o magari, peggio mi sento, sei un mio fan che segue tutti i miei video e scrive una stronzata così soltanto per attirare attenzione, perché poi è questo. Però io penso, ragazzi, che sia la cosa più triste da fare, ma non mi pongo il problema che magari sto facendo pubblicità, tra virgolette, o comunque sto parlando e sprecando fiato per una persona del genere, perché poi è il suo scopo, no, apparire magari in un mio video, perché spesso è così, fidatevi. Ma è il concetto, no? Cioè, secondo voi ha senso una cosa del genere? Perché non la concepisco proprio, e probabilmente non sono l'unico. Però fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Prima cambierà, la mia gente lo sa. Il commento di Riccardo sta per passare alla storia, perché lui ci scrive: da laziale ho riso troppo. Minuti di applausi. Ci spostiamo all'ultimo video di giornata, poi questi sono i commenti che ho trovato per oggi, magari ne farò un altro di video, perché poi alla fine non è che ho fatto questo video qui per chissà che, o comunque per fare il gradasso che risponde ai commenti. Ho fatto questo video qui perché magari determinate situazioni ci tenevo proprio a chiarirle, no? Qui proprio leggo sotto di me il commento di Dusty, sotto appunto l'ultimo video, che è stato quello di Interfiorentina, e mi scrive: anche se probabilmente non lo conosci, hai perfettamente copiato la serie di Redentius, suppongo si chiami così. Ed è anche lui molto bravo, tra parentesi, tu qualcosina in più però, eh. Serie copiata. Allora, probabilmente so io che non capisco l'italiano, ma se tu mi scrivi che probabilmente non lo conosco, cioè se, che è la realtà, poi io non conosco lui, se non lo conosco, come faccio a copiarlo? Partendo poi dal presupposto, ecco che ci tenevo un attimino a aprire questa parentesi, torniamo sempre al discorso che la gente non ascolta quello che dici nei video. Perché, allora, intanto è una serie che, come ho detto in quel video, per Fiorentina che vedete, che chiaramente è ancora su FIFA 17, fino a quando non uscirà il 18, noi non lo giocheremo, quindi lo andremo semplicemente a commentare. È una serie che, come vi dicevo prima, non è troppo inedita su YouTube, l'ha portata tantissima gente. Però apro e chiudo una piccola parentesi, regà, se non sapete fare la telecronaca, accannate. Cioè, non è per dir niente, però comunque, insomma, noi ovviamente la portiamo da nostro, come al solito, volendo sempre far meglio degli altri, e penso sia abbastanza chiara come frase, no? L'ho detto subito, questa serie l'hanno fatta in tantissimi su YouTube, cercheremo di portarla a modo nostro, che è la realtà, facendola in modo migliore. Partendo dal presupposto che io poi non so come Redentius, questo qui, faccia questa serie, perché appunto non lo conosco e sinceramente non ho mai visto nulla del suo canale, magari poi per curiosità ci andrò in questi giorni, ma vado oltre, perché magari poi davvero la faccio uguale a lui e non lo so, ma è un problema secondario. Il problema vero è intanto che voi dovete ascoltare cosa dico nel video, perché ha senso che tu mi vieni a dire che ho copiato la serie se poi io non te lo dico nel video e la spaccio per mia? Ma dato che io ti ho detto che è una serie che sicuramente faccio perché mi sono ispirato, l'ho vista fare altrove, è comunque una cosa che io non ho copiato da nessuno, perché è una cosa che faccio a modo mio. E a modo mio cosa significa? Che intanto ho unito 2 grandissime mie passioni, facendolo anche in maniera molto intelligente. Senti che ti sto dicendo. Io ho sempre fatto su YouTube, comunque sono nato su YouTube con FIFA, e questo è uno. Il secondo step è che voglio diventare un telecronista, e che nelle carriere ho sempre portato la telecronaca e mi sono sempre caratterizzato per la telecronaca. E quindi ho unito queste due cose. Non gioco la partita, è un big match, si collega con il calcio reale, e quindi sto unendo la mia grande passione, che è la telecronaca, con quello che ho sempre portato su YouTube, quindi FIFA, le unisco e nasce questa serie. Poi c'è proprio chi non vuole vedere la realtà delle cose e mi scrive: com'è stato? Serie stracopiata da Gabboman. No,
No, assolutamente no. Perché, allora, intanto partiamo dal presupposto che probabilmente tu segui Gabbomen, hai visto che lui fa cose del genere, che, ovvero pronostici, perché la sua serie con la mia non ci azzecca niente, come dicono a Napoli. Quindi intanto salutiamo il Gabbone che è un mio amico. E poi, giusto per chiarire, ti dico che non è vero perché il buon Gabbomen porta la serie con suo fratello giocando, e quindi uno contro l'altro. Da me non gioca nessuno, loro fanno un gameplay per intrattenere, io faccio la telecronaca. Anche chi ha portato in passato questa serie, perché questa serie non nasce con Gabbomen, il primo a cui l'ho vista fare è stato Tatino, ok? E lui chiaramente la portava a modo suo, poi l'ha portata anche Sespo, l'hanno portata veramente in tantissimi. Io penso di essere comunque bravino, non penso di essere un fenomeno, penso di essere bravino nella telecronaca, me lo fate notare spesso, e allora faccio una cosa che piace a me perché comunque è la mia più grande passione, ma piace anche a voi, perché è chiaro che se in 500.000 mi scrivete che vi piace la telecronaca, faccio una serie con la telecronaca, può piacervi. E quindi è chiaro, non l'ho copiata assolutamente da Gabbomen, ma non l'ho copiata da nessuno. Mi sono semplicemente, ho visto che l'ha fatta altra gente, ho portato qualcosa di mio, ma dal momento in cui io porto qualcosa di mio, la serie non è copiata. Comunque, ragazzi, questo era il video. Io non so quanto sia venuto lungo, penso un po', cioè nel senso, magari no, perché spero di aver tagliato abbastanza, anche perché questi video già davvero farli, se non li fai in modo abbastanza coinvolgente o scorrevole, diventano pallosi, no? Perché sembra quasi uno sfogo, anche se poi sfogarmi magari l'ho fatto in parte. È chiaro che io penso sempre che si debba avere un po' di umiltà da ambe le parti, cosicché si possano risolvere le situazioni, perché vedete, io alla fine se faccio un video del genere è perché ci tengo a chiarire cose che la gente non sa. E mi incazzo, nel vero senso della parola, quando vedo che dall'altra parte persone che magari mi hanno criticato, cioè una determinata critica tu la puoi fare in vari modi, e se tu me la fai con la presunzione che c'hai ragione, punto e basta, e non vuoi sentire la mia parte, o comunque gente che mi scrive sei un coglione, la qualità del video era bassa sotto la regola Lazio. Perché la qualità del video era bassa, Fede? C'hai avuto problemi? Sì, basta che me lo chiedi, ti spiego anche quali sono i problemi. Non ho difficoltà nel spiegartelo, capito come? Però purtroppo questo è il mondo, è bello perché è vario, è brutto perché ci sono questi individui, però vabbè, che ci vogliamo fare? Per il momento è tutto, ragazzi. Io spero davvero che il clima cambi, almeno su YouTube, perché non è piacevolissimo. E che dire, io alla fine vado sempre avanti per la mia strada, come ho sempre fatto, senza star troppo a sentire battibecchi di qualsiasi tipo in giro per la piattaforma, perché ce ne sono, e chi mi conosce, ripeto, lo sa che non sono mai stato uno che è andato a cercare la polemica. So anche che però se le cose mi vengono a toccare da vicino e non mi stanno bene, non ho peli sulla lingua, e quindi non mi pongo il problema nel parlare o dire quello che non mi sta bene. Anche perché sono uno che va sempre molto a confrontarsi. Confrontarsi, ragazzi, sul vocabolario non significa litigare o rompere i coglioni, significa confrontarsi. Ciao, ragazzi, una bella lezione di italiano può servire a molti, un'altra lezione di vita può servire ad altri. Io penso che a questo punto andrò a finire latino perché ho sempre il debito che vi ricordate, no? Poi mi bocciano. Ciao! La gente parla di me, ma non sa quanto pesa il mio bagaglio. E mi dice pure che sbaglio se rimango qua. Ma io non cambio mai, no, io non cambio mai. Eppure se dici che sbaglio,